Il presidente della regione Luciano D'Alfonso dice no alla riaccensione del cementificio di Via Raiale e sì ad una demolicostruzione a favore dei giovani della Nuova Pescara. Se ne è parlato questa mattina in un dibattito pubblico all'Aurum, alla presenza, oltre che del governatore, anche del presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e del sindaco e vice sindaco di Pescara Marco Alessandrini e Antonio Blasioli. Prevista anche la costituzione di una conferenza di servizi per discutere con i vari soggetti interessati il futuro del sito. Vogliamo che il cementificio di Pescara, dopo una lunghissima attività, venga considerato un cementificio esausto circa l'attività industriale e venga riconsegnato alla città per un uso riferito alla valorizzazione ambientale, urbana e civile di questa grande Pescara che sta sorgendo. Non saremo neutri rispetto alla futura attività amministrativa, nel senso che anticipiamo che noi siamo contro un ripristino di attività industriale. Detto questo, aggiungo anche che adotteremo anche una specie di conferenza dei servizi che precisi tutte le impossibili questioni che ci sono da risolvere. Io vorrei che questa struttura si chiamasse nella memoria degli abruzzesi Decementa. Il nome è Decementa, la funzione è il primo grande investimento per la qualità della vita della Nuova Pescara, al servizio dei bambini, del tempo libero e della cultura. La vicinanza al fiume l'ho richiamata, la grandezza degli spazi, conservando anche qualche manufatto che ne racconti la storia, sul modello delle grandi tradizioni delle città del nord, per esempio a Rotterdam, le strutture dell'archeologia industriale nella parte recuperabile vengono recuperate per ospitare attività culturali. Lì ci sarebbe un manufatto che avrebbe da raccontare, ma di questo si tratta e non di altro, per il quale la conferenza stampa di oggi era assolutamente necessaria.